Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, a Natale il Signore ci aspetta, ci aspetta davanti al Suo presepe, da dove parlerà il nostro cuore e ci ispirerà tanti buoni pensieri per migliorare la nostra vita e per tornare anche noi un po' bambini. Sostiamo volentieri davanti al Suo presepe e in silenzio contempliamo la bontà di Dio il quale per nostro amore si è fatto bambino. Contempliamo Maria e Giuseppe in quella santa notte di Betlemme che guardano con cuore pieno di stupore quel piccolo bambino. Il bambino dormiva, ma il cuore della madre vegliava e i suoi occhi non si saziavano mai di vedere il frutto del suo seno riposare tra le sue braccia materne. In questa contemplazione serviamoci delle parole piene di devozioni di Santo Alfonso Maria di Liguori, il santo che è stato tra quelli che maggiormente hanno scritto sul mistero del Natale. Così scriveva Per nascere Gesù scelse la stalla di Betlemme, che fu per lui una specie di eremo e di oratorio. Per questo volle nascere fuori dalla città, in una spelonca solitaria per suggerirci l'amore per la solitudine e il silenzio. Entriamo in questa grotta dove tutto spira solitudine e silenzio. Gesù sta in silenzio nella mangiatoia, Maria e Giuseppe lo adorano e contemplano in silenzio. Gesù bambino non parla, ma con il suo silenzio quante cose dice. Beato chi si trattiene con Gesù, Maria e Giuseppe in questa santa solitudine del presepe. Felice quell'anima che si ferma nella solitudine di Betlemme a contemplare la misericordia e l'amore di Dio per gli uomini. In essa Gesù le parlerà, non all'orecchio, ma al cuore. Pregalo che ti faccia entrare in questo santo ritiro. Fermati lì e rimani con Lui. Fermiamoci davanti al presepe e rimaniamo con Gesù. Tante volte, quasi sempre, il Natale si trasforma nel tempo della maggiore dissipazione. Si fa di tutto forché pregare, ci si dimentica della cosa più importante, ovvero di Gesù. Il nostro tante volte è un Natale senza Gesù. È una festa morta come un corpo senz'anima. Impariamo la grande lezione del Natale che prima di tutto ci parla di umiltà e di innocenza. Scriveva Sant'Alfonso: La piccolezza dei bambini è una grande attrattiva d'amore. Il Figlio di Dio volle apparire bambino per attirare a sé i nostri cuori con maggior forza d'amore. Egli venne nel mondo non per mettere paura, ma per farsi amare. Per questo si presentò come un tenero e povero bambinello. Consoliamoci, noi miseri peccatori, perché questo bimbo divino è venuto dal cielo per comunicarci la sua innocenza. La gioia più grande per Maria Santissima è stata quella di poter stringere il piccolo Gesù tra le sue braccia e al suo cuore. Gesù ancora non apriva bocca, ma il suo cuore divino già parlava a quello della madre sua. Ella lo allattava con amore e Gesù la nutriva con le più tenere ispirazioni. Sant'Alfonso così continuava. Immagina di vedere Maria che dopo aver partorito il figlio lo prende con riverenza tra le braccia, lo adora come suo Dio e poi lo avvolge in fasce. Dopo essere stato fasciato Gesù bambino cercò e prese latte dal petto di Maria. Che spettacolo doveva essere per il paradiso vedere il divin verbo fatto bambino succhiare il latte da una ragazza sua creatura quel latte prezioso si trasformava in sangue nelle vene di Gesù un sangue di salvezza col quale egli avrebbe lavato le nostre anime beata te o oh madre di dio che avesti la gioia di allattare il verbo incarnato de ammettimi in compagnia di questo figlio per prendere da te il latte di una tenera e amorosa devozione all'infanzia di Gesù e a te, madre mia carissima. Alcuni santi hanno avuto la grazia grandissima di poter stringere tra le braccia il bambino Gesù, pensiamo a Sant'Antonio o a San Bernardino Realino. Questa grazia li ha resi simili alla Madonna e a San Giuseppe, e fu certamente l'esperienza più bella della loro vita terrena. Questa grazia ha colmato di gioia Santa Caterina da Bologna, Clarissa del XV secolo, la quale proprio nella notte del Natale, dopo aver recitato mille Ave Maria, ebbe la gioia di vedere la Madonna, la quale le pose tra le braccia il bambino Gesù. Cari fratelli e sorelle, su questa stupenda esperienza di Santa Caterina da Bologna, mediteremo domani ora terminiamo con la preghiera della novena o caro mio bambino tu piangi e bene hai ragione di piangere in vederti così perseguitato dagli uomini che tu tanto ami o dio che anche io un tempo ti ho perseguitato con i miei peccati ma sappi che ora ti amo più di me stesso e non ho pena che più mi affligga quanto il ricordarmi di aver così disprezzato te mio sommo bene. Perdonami Gesù mio, e permettimi che io ti porti con me nel mio cuore in tutto il viaggio della vita che mi resta da fare per entrare insieme con te all'eternità. Io tante volte ti ho discacciato dall'anima mia con offenderti. Ma ora ti amo sopra ogni cosa e mi pento sopra ogni male d'averti offeso. Amato mio Signore, io non voglio lasciarti più, ma tu dammi forza di resistere alle tentazioni, non permettere che io mi separi più da te, fammi morire prima che io abbia a perdere un'altra volta la tua grazia. O Maria, speranza mia, fammi vivere sempre e morire amando Dio. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, Gesù bambino vi benedica, vi custodisca e vi preservi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.